non sto pagando l'immondizia, perché l'immondizia io la divido in maniera seria, la differenzio in maniera seria, ne produco molto poca, e le migliaia di euro che mi vengono chieste per l'immondizia io non ce la faccio più a pagarle. O vendo l'albergo ai russi o chiudo. Ma quando chiude quel signore, e qualcuno di noi potrà anche essere soddisfatto dicendo ma era un antipaticone, ma meno male che ha chiuso, già andava in giro col macchinone, ci stiamo dando la zappa sui piedi, perché quel signore lì con quell'albergo dà da lavorare a 20, 30, 40, 50 persone del territorio. Noi invece dobbiamo fare il massimo per incentivare queste persone a continuare nella loro attività imprenditoriale, perché dalla loro attività imprenditoriale escono posti di lavoro per il nostro territorio. Ogni qualvolta noi spendiamo qualche lira fuori da Frascati, noi ci stiamo facendo del male. Ogni volta che noi non diamo sostegno al commercio di Frascati, noi ci stiamo facendo un autogol, perché se quel negoziante tra qualche tempo chiuderà la serranda, il proprietario del negozio non avrà più i soldi per pagare lo sciupo, come si suol dire, e lo sciupo crea un indotto non indifferente per tutta la città. Quindi è chiaro che noi stiamo cercando di immaginare una città diversa. Queste sono le nostre linee guide. Noi vogliamo una città intelligente che metta al centro la persona e che utilizzi le nuove tecnologie per il benessere e la qualità della vita dei cittadini e degli ospiti. Vogliamo una città dove si sta bene, una città del benessere, che sia fonte di lavoro per tutti, che sia fonte di sviluppo, che dia possibilità di approdo ai nostri giovani che stanno studiando per fare cosa, se non creiamo le condizioni per loro per dargli occupazione. Dobbiamo tutelare e valorizzare le attività artigianali e commerciali, le attività agricole e vinicole, l'ho detto poc'anzi. Frascati è una città che ha una grande storia culturale e la nostra dovrà essere una città dove la cultura sarà sempre al primo posto, che sia valorizzata non per buttare dei soldi in manifestazioni senza senso, non per buttare dei soldi su strutture che costano soltanto e non rendono, ma per fare in modo che se abbiamo le scuderie al Dobrandini ci sia una persona al comune che telefona alle scuole dei 120 comuni della provincia di Roma e che porti le scolaresche a Frascati ogni giorno, come fanno in tutti i posti turistici. Noi abbiamo un museo che sta lì abbandonato a se stesso e non lo visitano neanche le nostre scolaresche. Ma lo vogliamo capire o no che l'indotto che possiamo creare da una città di questo tipo come la nostra è un indotto pazzesco? Noi possiamo creare posti di lavoro semplicemente prendendo due ragazzi, mettendoli a fare questo lavoro, contattare le scuole per venire a fare una gita scolastica al Tuscolo, per andare a visitare le vecchie rovine, per andare a visitare le nostre ville storiche. Questi ragazzi poi possono andare a mangiare in qualche ristorante della nostra zona. Attenzione che io quando ritorno su questi temi non ci ritorno per difendere una categoria, ci ritorno per difendere la socialità, per difendere noi stessi, perché quando la socialità divide le entrate ha qualcosa da poter spendere, quando le entrate non ci sono più non ci sarà più la possibilità di finanziare il sociale, non ci sarà più la possibilità di dare un contributo alla famiglia che si trova in grandi difficoltà per pagare l'affitto. Non ci sarà più la possibilità per mettere una panchina o dare un piccolo contributo al centro anziani. Queste sono tutte cose che noi non vogliamo assolutamente toccare, saranno potenziate. Ogni tanto, e mi permetto una battuta, quando incontro gli operatori della dettezza urbana, della Lazio Ambiente, e ci sono tra loro alcuni ragazzi che si danno da fare, mi domando, dice, ma tu che farai? Ma noi qui, sai, siamo in difficoltà. Vengono spaventati a morte da chi ce l'ha il pensiero contrario al nostro. E io scherzando gli dico, guarda, non ti preoccupare che se oggi c'hai la scopa con noi, domani ci avrai il folletto. È una battuta. È una battuta chiaramente. Ma noi faremo il massimo per fare in modo che quel ragazzo
sia nelle condizioni di poter operare al meglio. Quando noi tratteremo i temi importanti, perché poi saranno nel nostro programma elettorale, come la raccolta differenziata, noi bisogna che la capiamo questa cosa fino in fondo. Ragazzi, il decreto Ronchi, se nessuno ve l'ha detto, entro il 2015 prevede che tutti quanti i costi di smaltimento e di scarica dei rifiuti vengano pagati dai cittadini. Ovvero l'unico federalismo che è entrato in questi anni veramente a pescare nelle nostre tasche è stato il federalismo fiscale. Lo Stato ha cominciato a dire: comuni, pensateci voi, regioni, pensateci voi. Oggi, se non vado errato, il comune di Frascati dovrebbe essere arrivato ad una copertura attraverso le tasse dei cittadini del 78% del costo complessivo. 78% del costo complessivo significa che se noi spendiamo 1 milione l'anno per portare in discarica i rifiuti e fare la raccolta dei rifiuti attraverso i ragazzi che ramazzano la città, 780.000 euro sono coperti dai soldi nostri, dalle nostre bollettine, dai cittadini. Entro il 2015 dobbiamo arrivare a 1 milione, ci mancano 220.000 euro che ritireremo sempre noi fuori, quindi prepariamoci mentalmente a questo discorso, ma non lo dobbiamo subire, lo dobbiamo anticipare. Per anticipare questo discorso, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la raccolta differenziata fatta bene, perché il camion quando arriva in discarica entra, viene pesato prima, scarica, esce, viene pesato dopo e Lazio Ambiente emette la fattura. Pagano i cittadini di Frascati, paghiamo noi. L'altro giorno ho visto un operatore del commercio con una busta piena di vetro. Gli ho detto: scusa, dove vai? C'ho il bar piccolo, mi metto le bottiglie in macchina. Bravo. Dio, ma le porti alla discarica? No, che le porta alla discarica? E porta a Vermicina e butta dentro una campana di Roma. Che pazza che sei furbo, dico sei proprio furbo. E perché, che devo fare? C'ho il bar piccolo. A prescindere dal fatto che ha ragione, perché un bar piccolo, magari quando arriva l'estate il vetro andrebbe raccolto in un'altra maniera passando più giorni, però si sta facendo un autogol, ve lo spiego subito. Sui grandi temi noi cittadini siamo dormienti, dormiamo, ci passano sopra dei grandi temi come quello che avete visto di Calatrava e noi non ce ne rendiamo conto. Guardate che lo scandalo numero 2 di quel filmato che abbiamo visto non è il fatto che loro hanno fatto mezza vela sui nostri terreni, che ci hanno danneggiato ed è un grande danno, ci hanno danneggiato 2 volte perché non l'hanno fatto. Perché se lo facevano, e lì ci si potevano fare i concerti dei Rolling Stones, i raduni dei testimoni di Geova, gli Hare Krishna, tutti quelli che volete che immaginate, ma questa era tutta gente che, siccome Roma sta lontano e i mezzi non ci sono, è tutta gente che sarebbe venuta a gravitare sul nostro territorio. Noi stavamo per avere una fortuna incredibile di avere questa struttura qui a 2 passi da noi. Avremmo riempito i bed and breakfast, avremmo riempito i ristoranti, avremmo riempito gli alberghi, avremmo avuto un indotto pazzesco per la vendita di souvenir, di tutto e di più. Avete visto quel filmato? Immaginate che cosa avrebbe portato a Frascati. Quindi siamo stati 2 volte beffati. 1 perché ci hanno rubato i terreni, 2 perché non l'hanno fatto. E ci abbiamo da anni la strada chiusa, che quando uscivamo dall'autostrada passavamo lì e venivamo a Frascati. Tornando al ragazzo delle bottiglie, gli ho detto: caro amico, adesso tu sai che cosa fai? Ti faccio il ciclo della vita di questo vetro. Tu lo porti a Vermicino, lo butti dentro i secchioni di Vermicino, nell'indifferenziata, quelli vanno in discarica a Malagrotta. A Malagrotta lo sapete benissimo che siamo in regime di commissariamento e proroga europea, perché Malagrotta esplode. Non c'è più possibilità di mettere neanche un chilo di immondizia a Malagrotta. Quindi che cosa succede?
Succede che praticamente questa immondizia da Malagrotta hanno cominciato a mandarcela ad Albano. Ad Albano ci stiamo noi a 10 km d'aria. Ad Albano l'immondizia non c'entrerà più, alla fine faranno l'inceneritore. Siccome l'inceneritore per funzionare H24 deve essere raffreddato ad acqua, siccome per raffreddarlo ad acqua viene raffreddato con l'acqua potabile, mi ha spiegato un ingegnere che sono arrivati ormai a pescare acqua salina e ce la stiamo bevendo noi l'acqua con l'arsenico, tra un po' avremo per tutta questa gente che ragiona in questa maniera, noi pescheremo acqua all'arsenico e ci respireremo il PM10 dell'inceneritore. È stato fermato l'inceneritore, ma è stato fermato dal comitato No Ince, No Inceneritore. I nostri politici del territorio, anche qualcuno che io ho sostenuto in tempo addietro sperando che portasse dei vantaggi per il territorio, non è che si stavano tanto impegnando per difenderci. Hanno pensato a tutt'altro, ma alla nostra salute non ci pensavano.